sono Candida, oggi voglio vedere insieme a voi come si usa questo foglio trasparente termoretraibile di stamperia. Allora, la particolarità di questo foglio è che una volta scaldato riduce del 60% le sue dimensioni. Si può scaldare in due modi, o con la pistola per embossing, che è il sistema che utilizzerò io, oppure si può mettere la carta su carta da forno e cuocere a 140 gradi circa per 3 minuti. Dopodiché vedremo che la carta si ridurrà di circa il 60%. Volevo utilizzare varie tecniche su questa carta trasparente per vedere poi il risultato finale. Comincerei con quello più semplice, cioè il timbrare il foglio, colorare e poi ridurre. Allora, io per timbrare utilizzo il mio supporto, però come ho già detto altre volte nei miei video, non è necessario avere questo supporto, si può timbrare direttamente sulla carta. L'unica cosa è si può fare in quel modo solo una timbratura, io potrò farne più di una senza perdere esattamente il riferimento di dove timbrare, quindi bisogna essere un po' più precisi nel timbrare una volta sola, premere un po' di più il timbro e fare in modo che il timbro venga bene al primo colpo. È importantissimo per l'utilizzo di questa carta utilizzare timbri e inchiostri che siano permanenti. Quindi per timbrare utilizzerò questo timbro che è un nero permanente. Allora, per la prima prova ho deciso di utilizzare la gabbietta di stamperia. Quindi nel mio caso specifico io farò così. Metto la mia gabbietta sul supporto, che vedete rimane incollato dalla parte opposta. A questo punto timbro. Allora, la particolarità del supporto qual è? Che io non ho bisogno di premere tantissimo perché posso fare il timbro più di una volta, e questo cosa mi permette di fare? Mi permette di non fare slabbrare il disegno sulla carta. Perché? Perché ci sono certi timbri, soprattutto quelli trasparenti, non questi che sono più definiti, ma quelli trasparenti più sottili, che se voi premete troppo rischiate di sbavare il disegno sulla carta, e se timbrate troppo poco invece rischiate che il disegno non si veda. In questo modo invece vedete, il timbro non è venuto perfetto, ma io posso ripeterlo quante volte voglio, perché avendo il riferimento con la carta ferma io andrò esattamente sopra il timbro di prima e non ci sarà nessuna sbavatura. In questo modo posso fare il timbro tutte le volte che voglio affinché il timbro venga perfetto. Direi che a questo punto, vedete col bianco sotto, il mio timbro mi piace così. Quindi, fatto questo, possiamo procedere con il dipingere un po' sul timbro in modo da dargli un pochino di colore. Una volta fatto asciugare un po' il timbro, perché considerate che questa carta è lucida, trasparente, quindi rimane un po' viscida, bisogna fare asciugare il timbro un pochino. C'è scritto sulla carta che bisogna passare della carta abrasiva leggera per far aderire meglio il colore. Io in questa prima prova non l'ho fatto, ho timbrato direttamente sulla carta. Magari sul prossimo lavoro che farò proverò a passare la carta vetrata leggera per vedere se c'è differenza. Comunque a questo punto direi di passare a dipingere, a colorare un pochino il nostro disegno. Allora, una cosa molto molto semplice da fare, niente di complicato, giusto per riprendere un po' i fiori che ci sono, mettiamo pochissimo colore, vedete, questo è sufficiente. Come ho già detto in qualche altro mio video, non è necessario saper fare chissà quale pittura
per fare un disegno del genere. Adesso vedrete perché. Questo era un po' più liquido, quindi il bianco era un po' più liquido. Mettiamo un po' di rosa. E diciamo due tipi di verde per le foglioline, così. Uno. Questo punto con dell'acqua e due pennellini, vedete, sottili, piccolini, cominciamo a riprendere i colori dei nostri fiori. Vedete, facciamo una pittura così. Molto semplice, giusto per dare un po' di colore, non deve essere una cosa precisissima. Però vedrete che una volta finito cambia proprio completamente l'aspetto del disegno. Aggiungiamo così un po' di scuro qui in mezzo ai petali. Allora, una cosa importantissima è il bianco. Il bianco dà tantissima luce, quindi allora, ricordatevi di aggiungere il bianco in mezzo ai petali, per esempio, perché illuminano tutto, un pochino in mezzo alle foglie, così, perché darà molta luce, per cui è importante aggiungerne un pochino. In questo caso io farò anche un po' di ripasso qui su alcuni particolari della gabbia, ma non precisissimi, ma giusto così per illuminare un pochino anche questa parte qua, vedete così. Ho finito di, diciamo, dipingere e di riprendere un po' i fiori con dei colori acrilici permanenti, mi raccomando, questo è importantissimo. Possiamo ritagliare la nostra figura e provare a farla ridurre. Vediamo come. Prima di ritagliare il nostro timbro, voglio fare ancora una cosa. Voglio provare a mettere, perché voglio vedere il risultato finale. Allora, con un attrezzo per fare praticamente i buchi alle cinture, voglio fare qui un foro per vedere anche una volta ridotto il tutto come viene. Quindi faccio un foro qui al centro della gabbietta. Ok, perfetto. E con le forbici adesso ritaglio la mia figura. Una volta completata questa operazione, proviamo a usare il foam per l'embossing e vediamo cosa succede. Mi servo di questo per tenere fermo il mio timbro e procediamo. Lo schiacciamo
con questo strumento che è quello per timbrare, in modo da ridargli una forma perfettamente piana. Ed ecco fatto, il nostro timbro si è ridotto del 60%, è rimasto il nostro foro. Direi che il risultato è più che soddisfacente. Ve lo metto sotto qualcosa di bianco, così si vede meglio. Ecco qua. Direi che la prima procedura ha dato ottimi risultati. La seconda prova che voglio fare è utilizzare in questo pennarello, che è un Big Brush Pens della Faber-Castell, che è un pennarello che nel momento che si asciuga rimane permanente. Quindi voglio timbrare la carta utilizzando questo pennarello anziché il classico timbro permanente come ho fatto prima. Voglio ancora fare una prova, voglio provare a passare, come diceva sulle istruzioni della confezione, un po' di carta seppia molto leggera sulla carta prima di timbrare, per vedere se se il colore rimane più impresso rispetto a prima. Allora, utilizzo sempre il mio supporto. Questa volta utilizzerò una scritta, questa Happy Days, quindi lo mettiamo qui così. Facciamo aderire al supporto in questo modo. Allora, prendiamo della carta, quindi questa, e provo semplicemente a carteggiarla un pochino, ma senza proprio esagerare, giusto per credo che basti renderla un pochino più ruvida. Adesso vediamo un po'. Sì, quindi l'effetto potrebbe essere anche solo questo. Ora, con il mio pennarello vado a passare il timbro, così. Praticamente il pennarello prende il posto del timbro che ho utilizzato prima, niente di che. Quindi passiamo bene su tutto il timbro e cominciamo a timbrare. Così. Io posso farlo una seconda volta, come vi ho detto, quindi ripasso bene nei punti che sono rimasti leggermente più chiari, in modo da riempire bene il disegno. Ok, direi che la mia scritta è perfetta. A questo punto ritagliamo e scaldiamo e vediamo quale sarà il risultato finale. E usiamo di nuovo il nostro foam per l'embossing, così. Usiamo di nuovo il nostro strumento per i timbri per appiattire bene. E questo è il risultato finale. Direi che questa tecnica
per fare delle scritte è molto bella, volendo si potrebbero anche fare dei gioielli o delle collane perché vengono dei bellissimi ciondoli. Tra l'altro la struttura finale poi è una cosa, vedete, come fosse una plastica rigida, spessa, per cui sembra proprio un ciondolo. Io invece li utilizzerò per fare i lavori di scrapbooking piuttosto di mix media, li vedrete poi applicati su qualche altro lavoro. Direi che i primi due tentativi non sono niente male. Ora, voglio provare ancora una cosa. L'ultima prova che voglio fare è utilizzare uno stencil, questo, dare due colori, due diversi colori, e vedere poi quale sarà l'effetto del lavoro ridotto. Allora, diamo un grigio, questo, diamo un bel viola, due colori contrastanti e vediamo cosa viene fuori. Allora, partiamo dal grigio, che è il colore, diciamo, con cui farei tutta la base, così. Se volete potete fermare lo stencil anche con un po' di colla, ma io dal momento che lo stencil è piccolino non c'è neanche tanto bisogno di bloccarlo perché comunque rimane abbastanza fermo da solo. Poi una volta che mettiamo il colore sopra, vedete, fa un po' da colla, quindi non si muove più e possiamo tranquillamente finire di riempirlo bene. Una volta dato il grigio, darei così un po' qua e là un pochino di viola, magari sui bordi, così al centro, in modo che venga un po' variegato come colore. A questo punto togliamo lo stencil, così, ecco. E questo è l'effetto finale. Ora ritagliamo e proviamo a ridurre e vediamo cosa succede. Allora, come vedete ha proprio l'aspetto di un medaglione, quindi io faccio così. Anche in questo caso faccio un foro, così poi potrò appenderlo da qualche parte. Quindi il foro lo facciamo tipo qui. Così. Ok. Fatto. E adesso scaliamo e vediamo cosa viene fuori. Per chi non conoscesse questa pistola per l'embossing, qual è la sua particolarità? Perché usare questa e non un classico phon? Perché questo phon scalda tantissimo, però nello stesso tempo non muove l'aria. Infatti è fatta proprio apposta per scaldare queste polveri che con il calore si attivano, quindi diventano brillanti, ma nello stesso tempo non c'è l'aria che sposta la polvere da sul timbro, altrimenti non finirebbe lo scopo. Per cui si usa o questa pistola oppure, come vi ho detto all'inizio del video, si può mettere anche quello che avete fatto in forno a 140 gradi circa per circa 3 minuti. Questa è una vostra scelta, quindi non è fondamentale che voi abbiate questa pistola. Vi ho solo spiegato per cosa si usa e magari in qualche altro prossimo video, se volete, vi farò vedere come utilizzarla per i timbri. Andiamo a scaldare il nostro lavoro per vedere l'effetto finale.
anche il nostro medaglione è pronto. Direi che anche le sfumature sono rimaste belle, per cui anche nel terzo tentativo direi che questa carta ha superato la prova a pieni voti. Diciamo che se dobbiamo fare un confronto, forse con il timbro, senza troppa sbavatura di colore, l'effetto è migliore. Però anche questo, vedete, con un pochino di colore cangiante, direi che è molto bello. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande da fare, scrivete e sarò felice di rispondervi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, e con questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti. Ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!